Gli ultimi 10 giorni, ragazzi, sono stati incredibili. Oggi ho per la prima volta dormito 12 ore di fila perché il mio corpo aveva bisogno di recuperare. Vi voglio portare con me in questo viaggio perché è stato uno dei più pazzeschi della mia vita. Sono stata in Corea e ho potuto fare questo viaggio insieme a Min Cosmetics. Sapete che ho già lavorato con loro in passato e loro sono stati i primi a farmi provare la vera skincare coreana, quindi i prodotti fatti in Corea che usano i coreani, perché appunto hanno un sito che rivende dove si trovano facilmente tutti i prodotti, ma hanno anche due shop a Milano, quindi dopo anni di collaborazione mi hanno fatto questa proposta e non potevo rifiutare. In realtà, prima di arrivare in Corea, ho fatto uno step a Barcellona e da lì è iniziato tutto. L'albergo sembra bellissimo, a Barcellona, ragazzi, fa un caldo allucinante. Adesso vado a lasciare queste due mega valigie e poi usciamo subito a fare un giro. Ovviamente tour della stanza, anche perché è super carina. Qui all'ingresso abbiamo subito il bagno, molto luminoso e spazioso, un bello specchio all'ingresso perfetto per vedere gli outfit, ma poi soprattutto il team di Min mi ha fatto trovare dei regalini super. Una bella scorta di maschere, stasera ne farò sicuramente una. Cuscinetto tutto rosa per il viaggio di domani e anche qualcosa da mangiare. Ma la parte più bella della stanza, secondo me, è fuori. Siamo al sesto piano e praticamente abbiamo questo balconcino che dà su Barcellona. Sul letto c'era anche questo mega biscottone che ho già assaggiato, è delizioso, ragazzi. Perfetto per riprendere le forze dopo il viaggio. Adesso mi sono messa qui perché voglio rinfrescarmi un pochettino e soprattutto truccarmi, dato che alle 7 ho appuntamento per la cena con il team di Min. Ma prima voglio uscire a fare un giro per Barcellona, quindi mi preparo in modo da essere già pronta e poi eventualmente fare tutti i giri che voglio. Ho fatto un trucco leggero, ma molto d'effetto, uno dei miei classici, e mi sono rimessa la camicia che avevo in viaggio, però l'ho stirata. Uscirò col maglioncino perché fa caldissimo, ma comunque non voglio ammalarmi, quindi nel caso di arietta mi coprirò e ho messo una borsetta marrone. Andiamo a esplorare Barcellona. Sono uscita dalla metro e mi sono ritrovata subito sotto qua. Sono scioccata, ragazzi, la Sagrada Famiglia è qualcosa di immenso, enorme non basta come termine, è immensa. Vi giuro, è spettacolare. Sto attraversando Passeig de Gracia, dovrebbe dirsi così. Sembra un po' portoghese perché a Barcellona parlano il catalano che è diverso dallo spagnolo. Comunque, questo è lo stradone su cui si trovano le famose, case di Gaudí ed è anche la strada dello shopping. La mia merenda somiglia più a una colazione, ma ho trovato questo posticino che faceva cose troppo sfiziose, quindi mi sono fermata. Giorno 1 a Seoul, ragazzi, mi sono svegliata con una vista incredibile, è un sogno essere qua, vi giuro. Stiamo andando a pranzare in un mercato coreano in cui tra l'altro non si paga subito coi soldi, ma ti danno dei gettoni e appunto ordini quello che vuoi e solo alla fine paghi. Eccoli qua, ci hanno dato i coin, quindi queste monetine. Per esempio, io vorrei prendere il takoyaki e costa 3 di questi, 3 coin. Questo qua è il mio banchetto. Spaghetti di soia, takoyaki, dumplings, un omelette che ho già assaggiato molto buono e questo è pollo tipo al curry. L'omelette è questa qua, me l'aspettavo calda e fredda, però è buona. Primo giorno di tour con Min, andato alla grande, abbiamo mangiato coreano e abbiamo iniziato a scoprire per bene la città. Domani ci sarà un altro giorno di esplorazione e poi finalmente inizieranno le masterclass con i brand e soprattutto le esperienze beauty coreane.
Il mio desiderio è provare il trattamento al cuoio capelluto, cioè io vi giuro che non vedo l'ora, quello è il trattamento che più aspetto con ansia. Per ora, buonanotte. Eccoci qua, siamo arrivate nel quartiere di Myeongdong, che appunto, come vi dicevo, è il quartiere dello shopping, perché la giornata di oggi sarà più che altro dedicata a questo, ma soprattutto a vedere un po' come si fanno compere in Corea. Quindi come prima cosa andiamo in un bel negozio in cui dovrebbero esserci tutte le cose a tema K-pop. Io non sono fan, però sono curiosa. Ecco qua gli album, tutti i libri. Che ridere, le bambole dei BTS, ragazzi. E poi è letteralmente il paradiso delle cose cute. Queste sono tutte bandane per la skincare. Guardate quanto sono kawaii! Che sarebbe giapponese, però vabbè. È bellissimo questo quartiere, ragazzi. Pieno di negozi, ma tutto troppo bello. Cioè, come fai a sceglierne uno solo? Scelta infinita. Qua invece ci sono maschere per le mani, per i piedi e per tutto, ragazzi. Doppiamento, questa è quella che mi fa più ridere, per i capezzoli. Ma non è un cerottino per non farli vedere, è proprio una maschera. No, vabbè, guardate. Collo, collo. Olive Young è il negozio dove comprare skincare e make-up e questo è enorme. Andiamo. Wow, ragazzi, il paradiso della skincare. Oh my god. Che bella che è anche di sera, anzi, forse l'atmosfera con meno gente è ancora più romantica. Buongiorno ragazzi, pensavo di aver superato completamente il pericolo di cadere nel jet lag, ma ieri sera non ho preso la melatonina, dato che appunto dopo diversi giorni avevo visto che avevo preso il ciclo del sonno e in realtà alle 2 di notte mi sono svegliata pensando che fossero le 6, solo per un secondo perché poi ho richiuso gli occhi e mi sono riaddormentata. Il fatto che è successo un fattaccio e ho ancora la tachicardia se ci penso. Praticamente alle 3 di notte sento bussare alla porta, dopodiché sento il campanello. Quindi cosa faccio istintivamente? Prendo i pantaloni, perché io dormo in slip, e corro alla porta per guardare dallo spioncino. Dallo spioncino non vedo nessuno, però praticamente sentivo la presenza di qualcuno di là della porta e vedevo delle ombre e continuavo a sentire bussare. Praticamente c'era qualcuno che ha continuato a bussare fortissimo per 2 minuti pieni, e immaginate 2 minuti pieni alle 3 di notte. Quindi mi sono spaventata tantissimo, ero indecisa se aprire, alla fine non l'ho fatto e ho sentito che questa persona dopo un po' si è stufata e ha chiamato l'ascensore per cambiare piano. Quindi dentro nella mia testa sono iniziata a girare una marea di teorie. Ho avuto paura che fosse qualcuno che voleva entrare in camera, che si fosse intrufolato in hotel, e non lo so, raga, vi giuro, sto ancora tremando se ci penso, perché comunque alle 3 di notte tu stai dormendo, sei a Seoul, dall'altra parte del mondo, in camera da sola, in hotel, in un grattacielo, e alle 3 di notte ti svegliano con questi rumori molesti. E soprattutto la cosa strana è che non stavano davanti alla porta dove c'è lo spioncino, stavano di lato, in modo da nascondersi dallo spioncino, continuavano a bussare. Questo mi ha fatto super strano, perché se fosse stata una persona che sbagliava camera, cioè tu ti metti davanti allo spioncino e bussi, no? Non lo so. Meno male che non ho aperto. Comunque, già non avevo preso benissimo il sonno, come vi dicevo, senza la melatonina. In più è successa questa cosa, ci ho messo tanto a riaddormentarmi, quindi oggi sono un po' stanca. Comunque, a parte questo shock del fatto che qualcuno abbia provato a entrare in camera di notte, è una bella giornata. Ho tante cose da fare, quindi prepariamoci e andiamo a scoprire cosa ci offre Seoul. Sono scesa a fare colazione, qua c'è il buffet. Io, come sempre, prenderò fruttina e poi lo yogurt con i cereali, anche se in realtà vorrei portarmi via le alghe Nori. Sapete che sono in fissa con questi snack? Ma ragazzi, le uova strapazzate che fanno qua in albergo sono pazzesche.
Oggi è lunedì ed è il primo giorno di masterclass, quindi iniziamo a immergerci nel beauty coreano. Tra l'altro nel pomeriggio avremo anche una sessione di color therapy, che dovrebbe essere proprio l'analisi cromatica. Lo sapete che io in Italia l'ho già fatta un paio di volte, il risultato è sempre stato un po' dubbioso, quindi sono curiosa di sentire cosa mi diranno qui in Asia. Ho fatto un make up basico, mi hanno chiesto di truccarmi poco e questo è stato il mio poco. Lo so, io esagero sempre, cioè questo è il mio make up. Non posso fare di meno, non voglio fare di più, però a differenza degli altri giorni ho fatto questa linea di eyeliner un po' più marcata. Questo è il look del giorno, ragazzi. Sono vestita sempre di grigio ultimamente. Ho messo queste Mary Jane che ho comprato da Sephora. Sono un po' stanca, raga. Ho messo queste Mary Jane di Zara, rosse, per dare un tocco di colore, col calzino che è un po' controverso, me ne rendo conto. Io stessa avevo qualche dubbio su metterlo o meno, ma ho chiesto consiglio alle varie ragazze e mi hanno detto che è carino. E quindi, dato che fa anche freddino, tengo il calzino. E adesso metto un cappottone e ci siamo. Devo comprare il tirapeli perché me lo sono dimenticata e i peli dei cani sono venuti in viaggio con me, e Lady Dior, a cui ho attaccato questi pupazzetti super cute che ho comprato i primi giorni. Ci siamo spostati con il pullman e siamo arrivati negli uffici di COSRX, che è uno dei brand coreani che appunto si trovano su MINC Cosmetics. Siamo nel centro di Gangnam e la nostra guida ci ha detto che questo è praticamente uno dei quartieri più ricchi per quanto riguarda i buildings. Ovviamente già si vede, sono tutti grattacieli. E niente, adesso entriamo in questo palazzone altissimo per vedere gli uffici. Ma che bello, ragazzi, ci hanno preparato una stanza. Oddio, c'è anche il nome. Guarda. Benvenuta Gaia. Cute. Devo dire che quando vengo in questi uffici rimpiango un po' la vita da azienda. Non lo so, sapete il mood Diavolo Veste Prada in cui le ragazze vengono a lavorare in questi uffici super cool. Ci stanno facendo fare un tour di tutti gli uffici. Questa è la zona lunch. E fa ridere perché c'è la birra, c'è il vino, ci sono dei super alcolici. E la ragazza che ci sta facendo fare il tour ci ha detto è perché al suo capo piacciono i super alcolici. Insomma, ci sono... No raga, vabbè, questo guarda. Le poltrone massaggianti per fare la pausa in ufficio e poi guardare fuori. Con questa vista, adoro. Hanno anche la zona di sviluppo prodotto all'interno. C'è letteralmente la zona del pranzo che vi ho fatto vedere là dietro e li sviluppano qua i prodotti. Questi sono gli uffici, sembra di essere un po' in un K-drama. Ci sono dei caffè veramente belli con dei dolci super e ho ordinato un croissant con il caramel. Mi fanno una gola pazzesca. Mamma mia ragazzi, che carino. Tra l'altro non è neanche enorme, quindi riuscirò a mangiarlo perfettamente. Ho già assaggiato il salted caramel, è buonissimo. Adoro. Mm. Abbiamo iniziato la color therapy, raga. Yeah, you can film yourself, of course. Hi. You can remove. Oh yeah, yeah. I will check both the cover and the base skin. Okay. Now for this one, please put it over here. 66.1. Is this 66? Yeah, that's okay. Right. Okay, please calculate B minus A and write that over there. Okay, B minus A. That's perfect. Right. Anche i calcoli dobbiamo fare, raga. Io uso la calcolatrice. Did you use the calculator? No. Ah, ok. It's 17 minus... Ok. Let's compare the spring light tone that has a bit of white on it, okay. To the summer whitish with a lot of white on it. One, two. Can you see which one is light on you? One. I think that the lighter one... Oh, the lighter one. Yeah. For me, the lighter one makes your skin a bit gray. Okay. And washed out. Okay. You look more vibrant on this one. Yeah. Oh, so I see. This one. I see the difference. Questa qui è la mia palette, ragazzi. Summer Soft con questi colori per il make-up. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati in hotel ma in realtà solo per pochi minuti e quindi penso che mi cambierò le scarpe perché andremo al ristorante a piedi. Saranno comunque 5 minuti a piedi, ma ho su il tacchetto da stamattina e il cinturino mi fa un po' male, quindi adesso mi muovo, devo scendere tra poco. Però volevo farvi vedere
il risultato della mia analisi del colore l'avevo già fatto in Italia, però secondo me qua sono stati ancora più precisi. Hanno distinto il risultato tra stagione per quanto riguarda i vestiti e stagione per il make-up. Invece in Italia sei una sola stagione e quello è. Il mio risultato è stato che sono un'estate soft per quanto riguarda i vestiti. Quindi questi sono i colori che mi stanno meglio effettivamente, questi blu e anche questo rosa tipo il violetto. Per quanto riguarda i grigi mi stanno meglio quelli medi e chiari con una saturazione media, e questo non mi ricordo cos'è, la luminosità, quindi colori abbastanza brillanti ma non troppo. Per quanto riguarda il make-up invece mi stanno bene i colori dell'autunno. È spiegato il motivo per cui non mi sento un'estate, nel senso che lo sono, ma per quanto riguarda il viso reggo meglio questo tipo di colori. Adesso scappo, ci aspetta una cenetta in stile più cinese e noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno ragazzi, sto iniziando ad accusare la stanchezza, ho messo la sveglia alle 6:50 come gli altri giorni e mi sono riaddormentata, e adesso sono le 8, quindi mi devo sbrigare perché ho un'ora per prepararmi, fare colazione, fare tutto. Ma oggi pomeriggio faremo una cosa stupenda, andremo in una spa per la testa, per il cuoio capelluto. In Corea c'è questo trend, se andate su TikTok soprattutto trovate tantissimi video in cui vengono usate fontanelle, macchinari particolari per prendersi cura del cuoio capelluto, e noi faremo un trattamento da 15 passaggi, quindi non vedo l'ora. Ma che carini ragazzi, ci hanno fatto l'applauso e ci salutano. Abbiamo appena partecipato a questa presentazione da Benton. Adesso stiamo aspettando il driver che ci porti da un'altra parte. Ci hanno dato un po' di bibite coreane da provare. Io vorrei fare, vorrei bere questa qua alla pesca perché mi sembra quella più safe. It's like peach tea. I like it. Carino. I like it. Questa è indecifrabile, non c'è neanche una scritta in inglese. Questa è la cosa che ci beviamo tutte le volte a pranzo. Loro bevono queste acquette che sanno un po' di riso, un po' di grano, un po' di torta dolce. Questo qua è il loro prodotto best seller in Corea. Praticamente sono, credo, dei patch giganti. Abbiamo visto un video e coprono metà faccia. E sono perfetti anche prima del make-up. Mi sta venendo voglia di comprarli, raga. Pranzetto tradizionale, carne. Tra l'altro quello di oggi ha un aspetto molto carino. Un buon profumino. Stasera avremo la prima cena libera e io e Silvia abbiamo deciso di andare a mangiare italiano. Speriamo di trovare un posticino carino. Più che altro perché ci serve una pausa da tutti questi cibi particolari. Io ormai tutte le volte che mangio ho mal di stomaco, ogni volta dopo una mezz'oretta, un'oretta che ho finito di mangiare sento che non mi sento proprio in forma. Non perché il cibo qua non sia buono ovviamente, ma perché è molto diverso, e quindi mangiare tutti i giorni cibo tradizionale coreano è un pochino troppo. Quindi stasera pausa e non vedo l'ora di dormire, raga, sono stanchissima. Dato che in realtà dobbiamo aspettare un'oretta per la nostra prenotazione del massaggione, ci siamo fermati in un posto dove fanno un gelato tipico coreano molto particolare. In realtà sopra c'è il gelato come topping, sotto ci sono delle fragole, sotto ancora c'è questo ghiaccio speciale che sarebbe il dolce vero e proprio che riempie la ciotola. Sono curiosa. Sotto c'è tipo una sorta di neve. È stranissimo, vi giuro, raga. È molto diverso da come me lo aspettavo. Sembra una granita leggerissima, leggermente lattosa. E poi con le fragole super fresco, buono, promosso. No, vabbè. Tiramisù e mango. Two days ago. Thank you.
Mamma mia. Ragazzi, mi sono innamorata di questa esperienza. A parte la piega favolosa, ho i capelli morbidissimi, è stato super rilassante e è un peccato che in Italia non ci siano posti dove fanno trattamenti così personalizzati e con tutti questi step. Mi ha fatto vedere il prima e dopo, sono rimasta scioccata da quanto sia riuscita a pulire bene il cuoio capelluto e di quanto ci fosse bisogno appunto di un trattamento del genere. Vi giuro, sono innamorata dei capelli. Mi ha fatto la frangetta con la piastra, ma è favolosa, è esattamente come vorrei farla io, ma quando la faccio fa schifo. Quindi bellissimo, bellissimo, se venite in Corea obbligatorio questo scalp treatment favoloso. Venute da Gentle Monster, che è questo posto che vende occhiali, ma in realtà ha anche un flagship store fighissimo in cui ci sono sia un negozio di profumi che questo caffè che fa dei dolci particolarissimi. Avrei voluto provarli, ma sono tutti sold out. C'è questa forma di pomodoro, mamma mia, la pecorella, il croissant nero, questa forma di naso, questa roba con gli asparagi. Siamo io e Silvia, come vi dicevo oggi. Adesso faremo solo un giretto veloce qua per vedere gli occhiali da sole. Io voglio annusare anche qualche profumino. E poi abbiamo trovato un ristorantino italiano qua vicino, a 2 minuti, che sembra pazzesco. Wow, che cool. Bellissimi. Raga, ho fatto danni. Recensione di questa tagliatella. Raga, è molto buona, soprattutto considerato che siamo in Corea. L'unica cosa è una tagliatella al ragù ed è piccante. Non ce la fanno a non mettere il piccante. Vi siete persi il primo assaggio ufficiale, perché ho fatto un video per Instagram. Ma ragazzi, questa cosa è favolosa. Pensavo fosse una tortina, tipo una sorta di cheesecake. In realtà è un croissant con all'interno questa crema che sembra panna montata al matcha. È incredibile. Il croissant non è troppo salato, ma è super croccante. Buonissimo. Se vi capita di passare per quel quartiere, secondo me quel flagship store è veramente imperdibile. Oggi, ragazzi, sono in super ritardo. Innanzitutto perché abbiamo appuntamento un'ora prima rispetto agli altri giorni. Ma poi sto iniziando a accusare la stanchezza. Quindi, anche se sono andata a dormire molto prima del solito, alle 10:30, e avevo sonno, ma avrei voluto continuare a dormire almeno fino alle 10 probabilmente. Anche perché il letto è una favola. Stamattina ci aspetta un'attività molto carina, perché andremo nel tempio. Oddio, adesso mi devo un attimo informare. Tempio imperiale? Palazzo imperiale? Aiuto! Comunque, indosseremo l'abito tradizionale coreano. È molto simpatico, però secondo me non è particolarmente valorizzante, quindi sarà molto divertente. Ah, raga, stiamo cercando di vestirci fuori perché i camerini sono pienissimi. E Silvia mi sta aiutando gentilmente. Forse. Allora, credo di aver trovato un hanbok carino. Siamo tutte tullose, sono abbastanza gelosa di quello di Silvia, che è favolissimo. Non mi sono ancora specchiata, quindi non so. Guarda che favola, è proprio moda il tuo. E nulla, abbiamo tenuto i vestiti sotto perché fa abbastanza freddo. Quindi sotto, oh vabbè, non si vede il pantalone. E adesso andiamo a farci un giro al Palazzo Imperiale, vestite tradizionali. Stiamo entrando nel palazzo del re, l'ex palazzo, perché non c'è più il re in Corea, e praticamente indossando l'hanbok l'ingresso è gratuito, quindi se indossi l'abito tradizionale non devi pagare l'ingresso nel palazzo. Che ridere, raga, un signore mi ha appena chiesto una foto insieme. Qui hanno questa cosa che quando vedono le ragazze un po' diverse da loro gli chiedono le foto. Anche Trixie, che è una ragazza super bionda tedesca con noi, è stata appena circondata da un gruppetto di ragazzine che le hanno chiesto la foto, probabilmente perché è bionda. Fotografe basic che filmiamo il trono del re. Sono troppo felice, ragazzi, perché stiamo riuscendo a vedere un po' di sakura, cioè stanno fiorendo i ciliegi. Non siamo in Giappone, però anche qui ovviamente questo tipo di piante sono molto diffuse perché siamo super vicini al Giappone e sono bellissimi.
Allora, stiamo passeggiando per le strade di Bukchon, che è uno dei piccoli quartieri ancora tradizionali, in realtà è molto turistico, però appunto era un villaggio che serviva al palazzo, quindi è pieno di negoziati di souvenir, palazzi un po' più antichi, carino. Is the Korean alphabet and Korean language. 한국어. 저는 가야입니다. 가야 씨. 야. 야. 어. 어. 여. 여. 오. 오. 최. 최. 송. 소. 함. 합니다. 니다. 죄송합니다. 죄송합니다. È la prima sera che rientriamo in camera presto, perciò il programma è vedere l'ultimo video di Elisa True Crime con una tortina che ho preso da Starbucks. Ho sempre voglia di qualcosa di dolce perché pranziamo presto, ma soprattutto ceniamo presto. Di solito alle 6 del pomeriggio andiamo al ristorante e quindi salto sempre la merenda, non riesco mai a mangiare niente di dolce goloso e sapete che io amo provare i dolci all'estero, quindi ho preso questa tortina. Sarei voluto andare in un posto più tipico, ma purtroppo vicino all'albergo non c'era nient'altro aperto a quest'ora, quindi ho preso questa tortina e un latte caldo, non so bene cosa sia ma è buonissimo. Voglio provare a struccarmi con questa acqua micellare bifasica di Cosrx. Ok, ha sciolto il mascara di Huda, che vi assicuro è difficilissimo da far andare via. E per lavare via tutto usiamo sempre di Cosrx. Qua raga, secondo me fanno le gare, vi giuro, in auto, perché a quest'ora iniziano a sfrecciare, non ha senso. Un cleanser con pH basso, quindi pH acido. Questa è una mist bifasica di Mizon. Questa l'ho già usata negli ultimi giorni e tra l'altro è un prodotto super virale. È l'essenza alla bava di lumaca di Cosrx sempre, per ora solo cose loro perché ci hanno regalato tantissimi prodotti da testare. Dun dun dun. Le essenze sono dei sieri più leggeri, detto in maniera facile, quindi vanno applicati subito dopo la detersione e il tonico. Dopo l'essenza usiamo il siero con 6 peptidi, idratante, lisciante, ottimo per pori e texture della pelle, che tra l'altro fa super ridere perché è più liquido dell'essenza. Questa qua invece è una cremina di Benton, anche questa se non sbaglio è una novità, e la cosa super carina di questa crema idratante è che è lilla. Queste texture sono incredibili, fanno proprio l'effetto pelle coreana, che significa avere questa pelle favolosa e non fanno mai la scia, cioè sono proprio belle le texture dei prodotti coreani, raga. Bella nonna. Oggi in versione un po' dark, ho messo questo rossetto, non so quanto durerà perché non mi ci vedo molto. Comunque siamo con il team di Mizon, stamattina ci hanno preparato una masterclass che sembra essere carinissima, è tutto pieno di fiori, super cute. Questa è la mia postazione, ci sono già tutti i prodottini. No vabbè ragazzi, questo ufficio è veramente super carino. Also the main concept of the line represented in design, you can see there's two colors. One is mysterious blue and the second one is pink. Blue stands for this. Thank you. Stiamo facendo un giro per negozi, ragazzi, e qui praticamente puoi lasciare la tua bibita all'ingresso, nessuno te la tocca, e poi quando esci te la riprendi. No, vabbè, sono troppo educati. Rieccoci in albergo. In realtà oggi è stata una giornata stupenda, ma non vi ho fatto vedere molto
perché quando i giorni passano la mia stanchezza aumenta e la voglia di tirar fuori la telecamera mentre sto portando in giro tutto questo diminuisce, ma adesso vi racconto. Stamattina siamo stati con il team di Mizone, tra l'altro erano super carini, e questo brand l'ho già usato varie volte, non so se vi ricordate la loro crema al collagene viola, ve l'ho fatta vedere un sacco di volte. Quindi attività di PR la mattina, e poi siamo stati in uno dei quartieri più cool di Seoul, in cui appunto ci sono tutti questi negozietti hipster, un sacco di caffè particolari. Prima di tornare in hotel mi sono fermata a comprare questi croissant, che in realtà sono più delle brioche, che sono andati super virali su TikTok e alcuni compagni di viaggio spagnoli ce li hanno consigliati perché hanno detto che sono buonissimi. Sono super burrosi e vendevano solo il sacchetto da 4. È un po' salatino, è un mix tra una brioche e una focaccia. È strano, però è molto buono. Buongiorno ragazzi, oggi ho lasciato direttamente la macchina fotografica in hotel perché siamo pieni, cioè siamo stanchissime. Oggi siamo nello store di Claire's e stiamo scoprendo un po' i loro prodotti. E poi oggi pomeriggio andremo a fare molto shopping. Andiamo ad Hermès. Male. I nostri pop socket sono nel forno, abbiamo messo la resina e stanno cuocendo. Ecco qua le nostre opere d'arte fatte con vera madreperla. Io e Silvia abbiamo preso la pasta senza saperlo, tra l'altro pasta in Corea, vabbè. Siamo entrati in questo shop che vende tutte cose carine, aspettate che esco per la musica. Ho comprato una marea di souvenir, anche fuori c'è la musica, vabbè. E erano tutte cose cute, ogni volta che mi giravo da un lato vedevo qualcosa da comprare. Noi ormai facciamo solo shopping di occhiali da sole, siamo tornati qua da Gentle Monster. Vediamo i tuoi, Silvia. Fa molto Britney Spears, onestamente. Un po' troppo per me. Perciò ragazzi, spero tanto che questa avventura coreana vi sia piaciuta. Io al momento sono ancora a Barcellona e aspetto di prendere l'ultimo volo per andare a riabbracciare le mie bimbe, il mio amore. Non vedo l'ora ragazzi, non sono mai stata così lontana da casa da quando la nostra famiglia è diventata un po' più numerosa, quindi non vedo l'ora. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!